Ciao Giulia. Ciao, buongiorno. Cosa hanno in previsione in generale le stelle per settembre? I segni di terra dovrebbero finalmente prendere qualcosa di buono, qualcosa di concreto. Tanto è vero che la Vergine c'ha già un bel periodo e il Toro piano piano si sta mettendo, quindi i segni di terra sono buoni. Allora li affrontiamo uno a uno? Certo. Ariete. Ecco, per esempio l'Ariete è passionale, è intenso, è uno che prende il volo, non lo tieni fermo neanche un minuto, però in questo momento bisogna che si rilassi, che stia un po' calmo, perché l'amore non è che eccede sempre, perché non c'è solo il sesso, ci sono anche la tenerezza, quindi l'Ariete dovrebbe imparare a essere un pochino più tenero, un pochino più dolce e avere un pochino di umiltà. Il suo numero è lo zero. Lo zero in assoluto è un portafortuna, cioè il simbolo della destrezza, rappresenta l'individuo che sa utilizzare tutto quello che gli capita. Allora in questo momento l'Ariete deve pensare a ciò che può creare. Toro. Il Toro è una bella... Io sono Toro, ne sapevo qualcosa, vabbè. L'ostinazione è la base del Toro. Il Toro detesta cambiare, detesta, preferisce prendere delle strade, andare avanti e picchia qui e picchia lì, è fatto in una maniera particolare. Però il Toro è un bel segno, un bel numero, è una grande sensibilità. Poi le donne del Toro sono specialmente belle perché sono avvolgenti. Il suo numero della settimana è il 3, è l'imperatrice, è chi ci comanda. Chi ci fa fare qualcosa di diverso? Assolutamente nessuno. Gemelli. Bene, adesso con i gemelli bisogna vedere a chi ci va male. Chi ci va male vuol dire che è proprio una rarogna, che ce n'ha sempre avuta, che non sa mettersi in fila, perché ora ti viene dato tutto su un piatto d'argento. Tutto. Il gemello, sia donna che uomo, bisogna che impari a stare zitto, ascoltare di più e a prendere. Non solo a dare, il numero è l'11 e lo vuol dire giusto l'11. L'11 è la forza, è la donna pivot, la donna che può essere un 10 sul campo se fosse un uomo. È tutto di più. La donna gemelli, io c'ho l'ascendente, conta molto l'ascendente. Cancro. Invece il cancro questo mese, dopo tanti mesi di dolcezze, di coccole, di questo, di quell'altro, che è arrivata un po' rognoso, questo mese è un po', mi dico, viene a star zitto, non mettere lingua in niente, non fare niente, lasciarsi scorrere, perché poi tanto la luna cresce, poi diventa un primo quarto, poi diventa il secondo quarto, diventa mezza luna e tutto cambia, incomincia, quindi calma, lasciatevi passare questo periodo e poi vedrete che tutte le cose vanno meglio. Il suo numero della settimana è l'angelo, e che... Ma non ci dice niente il numero della settimana è l'angelo, è la gratitudine, è il numero dell'amicizia, è il numero di una grande serenità. Sta cercando qualcosa il cancro, sta cercando un piccolo rifugio dove mettersi un po' in pace e lo farà, ci riuscirà se vuole, ma la lingua deve essere sempre a posto. Leone. Eh beh, come i gemelli, il leone canta, balla, si diverte, fa di tutto, ha delle prospettive enormi, vorrebbe fare tutto, vorrebbe arrivare a tutto e sembra quasi un puzzle. Ti, va tutto a posto, tutto si infriccia in un momento giusto. Bellissimo, ha voglia di cambiare, di rinnovare, lo faccia ma con calma, senza precipitazione, tanto i mesi sono buoni, con Giove, Marte, c'è tutto e di più. Il suo numero è il 7, è il 7 il carro, è anche l'impegno il carro, è il trionfo cercato e voluto, è la vittoria, chiama vittoria e deve essere una vittoria perché bisogna combattere, senza volontà non si arriva da nessuna parte. Vergine. Eh beh, anche la Vergine in questo momento, quello che cercava la ragazza della sua vita, forse è anche lei che cercava l'uomo in questo momento, c'è. Io direi anche di provare a giocare due numeri all'otto. C'era una canzoncina che diceva: vuoi giocare due numeri all'otto, 35, 60 e 38? Vuoi giocare perché la fortuna è con te. Quindi questi sono già bei numeri, però quelli che sono nella data di nascita. Perché anche l'amore non scherza in questo momento, quindi calma e godetevelo in questo momento, godetevelo in pieno. Il numero importante è 8.
di questo periodo ed è la giustizia, è un arcano molto positivo che dà una spinta verso l'alto, verso la ricerca della giustizia, ma si prende una grande energia. Bilancia. È la bilancia, è tutto un cielo stellato, pieno di luce, è una fase che se uno si rende conto che è stato tanti mesi a digiuno e si trova un piatto di ravioli o di ostriche che diventa matto, questo è il momento della bilancia, di avere tutto e di più. Ci sono incontri lavorativi, qualcosa si vede all'orizzonte anche di più concreto, però bisogna anche un po' crederci, ve l'ho detto, l'oroscopo siamo noi, lo facciamo noi col nostro destino, quindi buono. Il numero della bilancia è il 21, che corrisponde al mondo. Pensate che il 2 più 1 fa anche 3, che corrisponde all'imperatrice. Quindi mondo, imperatrice, non so cosa fa. Scorpione. È stata un'estate pesante per lo Scorpione, Ha avuto momenti, tutto ostacoli, come una corsa alle Olimpiadi, ne ha fatto di tutto e di più, è stata una grande sofferenza. Però devo dire che sarebbe bene di perdere questo nervosismo che sotto sotto vi porta a essere diverso, vi porta anche a fare le cose più precipitose. Bisogna metterci calma, tirare fuori l'eleganza sia nella parola, perché arriva dappertutto l'eleganza di rispondere, e saper parlare a volte vale che più di mille saper fare, quindi è importante. Poi è nel pieno di una storia d'amore che non finisce, perché è una storia appagante, potrebbe esserci dei momenti di fuoco e delle notti. Io ho la luna Scorpione e Daglia. Il numero è 12. Questo numero è un numero particolare, è l'impiccato, potrebbe essere un numero altamente negativo, ma invece simboleggia il cambiamento molto profondo. Ed è come una ricerca dentro di sé, questo 12, che diventa anche un 3, che ricerca cosa abbiamo dentro, cosa vogliamo dalla vita, perché non proviamo a trovare un piccolo motivo per cambiare qualcosa, di farlo, di impegnarsi, perché veramente è un bellissimo numero quando è fatto per il bene. Sagittario. Il Sagittario potrebbe dire che invece che sembra che sia tutto fermo, tutto tranquillo, ma sotto sotto c'è del fuoco che sta covando nella cenere e sta cercando di uscire fuori. Anche la passione, vi innamorate troppo di tutto, vi innamorate di quello che vedete, di quello che vorreste avere e delle cose che veramente desiderate. Bisogna stare un po' calmi, bisogna stare un po' tranquilli, prenditi cura della salute, perché è un momento delicato, un momento di bassa energia, ci vuole un equilibrio anche nelle cose della vita, di non strafare troppo e di stare dentro al numero giusto. Il numero giusto della settimana e del periodo è il 5, che è la bontà, è il Papa, il numero 5 è Buddha, il numero 5 è la bontà vera. Ma anche il rigore, e porta avanti la voglia di fare ordine nella vita. Quindi Sagittario, un po' di break e un po' di calma e un po' di controllo su quello che fate. Capricorno. Allora, Capricorno, per la riservatezza, molto riservato, molto menoso, molto sensibile, però è un bel segno, perché è un segno positivo, una persona che crede a quello che fa. Poi c'è un Giove benefico dalla Vergine che gli dà, spande fortuna, sarà bene che cambi il modo di agire, meno timido, ma lasciate perdere un po' le patturnie, tirate fuori un po' quello che ci avete dentro, che fa molto bene. Il numero della settimana, del periodo, che mi confondo sempre, è il 17. Il 17 non porta sfortuna, sono le stelle, è ottimo, è un buon presagio, prendi in mano la tua vita e vai, che la fortuna è col Capricorno, anche se sembra che non ci sia niente di nuovo, c'è, credeteci, meno ansia e più concretezza. Acquario. Allora, c'è un Mercurio da favola, sembra niente e si somma Urano e tutto fila più di quello che tu pensi, l'intelligenza, e rende l'intelligenza personale più ampia, quindi
ottime prospettive per il lavoro, non sprecare tempo e denaro, e se vivi un rapporto cerca di ricordarti che anche l'altro ha una sensibilità, non essere sempre aggressiva, calma, calma, una sensibilità nascosta negli uomini, perché la loro debolezza di non far vedere, di farsi vedere forte, ci vuole una parola gentile, dialogare. Ricordarsi di riposare ogni momento che puoi. Il numero della, è lo zero, anche qua fortuna, in senso lato, quindi fortuna in tutti i sensi. La, lo zero è il matto negli arcani e la dice lunga. Simboleggia la fiducia in se stessi e sa utilizzare le forze arcane delle stelle. Pesci. Ecco, pesci ne ha avuto tanto, non è un gran periodo, un po' come il cancro, hanno avuto tanto, ora si sono abituati bene, si sono allargati bene, ora ogni minima cosa ci viene l'ansia, no, non c'è il caso, hai avuto tutta l'estate delle belle cose, non è il caso di essere catastrofica, niente porta energie negative, è soltanto un periodo di transizione che porta avanti per il mese prossimo, per l'autunno, per le cose belle che arriveranno. Il numero dei pesci è 9, è l'eremita. È un numero molto importante, è tipo Saturno, e dice stai calmo, vai tranquillo, c'è la luce, c'è, è il simbolo della prudenza, quindi prudenza, è un momento di grande prudenza, indica un ritardo che potrebbe avere un risultato positivo che poi viene, quindi calma, non fatevi prendere dai loro pensieri, dai pesci, pesciolini dolci, un bacio.